works fine. Riproviamo. Sheep and Ren, you never know what you're gonna get, and you never will unless you come find out. Quindi se la smettesse di sclerare, cioè vedi perché dovrebbe dirmi alto. Io non voglio farlo alto, voglio farlo dritto, livello strada. Non a cazzo. Il vasto di Snap non cambia niente, sclera comunque. Per un po' me l'aveva preso uno a un'inclinazione decente. Ancora lì, c'è ancora qualche problemino qui. In questa zona sempre. Sempre qua. Proviamo a sistemarlo un pochino. Aspetta, questo però ho proprio sbagliato all'inizio io. All'inizio dove dà fastidio? Qua? Così. C'era un buco forse lì nell'aggancio che non gli andava bene. Abbiamo risolto granché, eh? Allora facciamo così, che questa parte qui che è un po' più menosa me la faccio poi io per i cavoli miei, così almeno oggi non vi rompo le palle su sta cosa ancora. Visto che già non vi sto facendo vedere niente, poi la sviluppiamo più avanti allora. Quantomeno abbiamo fatto l'imboccatura. E poi di qua faremo un po' di casette, magari un po' di negozietti di nuovo sul lungomare come l'abbiamo fatto qua. Però è una zona dove dà un po' di fastidio, allora poi la vediamo. Allora. Quindi qua per ora con anche le modifiche che abbiamo fatto, buchi non ne abbiamo fatti, ok? Tipo tagli di corrente eccetera, qua c'è un edificio in fiamme, però dovrebbero intervenire abbastanza velocemente. Potremmo fare degli staccamenti poi in questa zona con la polizia e i vigili del fuoco. Potrebbe essere comunque un'idea, potrebbe servire. Un cavo corrente staccato, però non serve a niente. Sì, invece serve a collegare di là. Perfetto. E quindi a questo che va collegato di qua. E ce lo colleghiamo qua. Ok, perfetto. Ora la corrente arriva, molto bene. E qui possiamo ricominciare a costruire un pochino, perché qua ci richiedono ancora edifici ad alta densità. Quindi magari andiamo a fare ancora un grattacielo qui. Non mi piace così però. Andiamo a fare questo edificio che potrebbe essere un 5x6. No.
6x6. Figurati. Quanto è grande questo? Questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, è giusto? Ok, perfetto. E qui ci mettiamo un paio di media densità. Tipo anche uno di fianco. Tipo anche qua così. Perfetto. E ci andiamo a mettere anche un po' di stradine poi. Magari poi cercheremo di collegare. Non ci passa. Non ci passa, ma magari ne facciamo una per esempio subito attaccato così. Tipo di qua la possiamo anche ricollegare qui. Perfetto. Ma questa se la devi ricostruire, ricostruiscila. E magari anche poi sulla strada qua così, eh. Magari mettiamo ponte pedonale strallato, no. E mettiamo comunque un passaggio magari sopra. Vediamo come sono. Vediamo se sono carini. Se io lo alzo questo, un bel ponticello. Anche 2,5 metri, onestamente. Cioè, deve solo passare sopra la strada. Troppo piccolo. Allora, così è ripido, giustamente. Se lo faccio passare più in lunghezza, perché non voglio che si aggancia alla strada, quella è la cosa. Non voglio che mi si agganci qua. Devo forse alzarlo di più? Sì. Devo alzarlo di più, però qua è troppo. C'è troppa pendenza. Partire tipo da qui invece. Sempre troppa inclinazione. Allora, vediamo dove lo potremo far andare. Più in qua, allora, così c'è più spazio. Un po' così. È dritto? Mica tanto. Mica tanto dritto. Allora, questa è una strada normale. Una cosa che si potrebbe fare è tornare indietro. Tornare indietro non si può. Secondo me sarebbe una cosa molto comoda. Perfetto. Così che qualora fai un errore puoi tornare indietro. Ponte tipo questo come viene?
Se volessi continuare da qui non possono, eh. Allora. Questa quant'è di altezza? 2,5, ok. Alziamo fino a 7,5. Senza che ci prenda quel testa lì. Alza 5. Così non ce la fa, è troppo basso. Vorrei una forma decente. E non mi sembra molto decente come forma. Vabbè, questo poi lo sistemiamo. Quindi ora possiamo riscendere a 0, ricollegarci poi anche qua giù. Così abbiamo fatto anche un passo. Che brutto, madonna. Bruttissimo. Allora, se passiamo, partiamo da 0 chiaramente, dobbiamo salire almeno a 7,5 per far sì che passiamo sopra alla strada senza problemi. Forse ci siamo. Forse ci siamo. Qualcuno l'ultimo l'ho fatto storto. Yes. Quindi 7,5. E riscendiamo a 0. Let's go to Perno Emperor. 50 metri, va bene. Leggermente meglio, fa comunque abbastanza schifo, ma è già leggermente meglio. Almeno è dritto. Sì, almeno è dritto. Ok, poi qua vediamo anche questo aggancio qui. Non va bene. Ecco, già meglio. Già meglio, poi magari lo sistema allungo un po' qui, così da farlo un po' più dolce come discesa. Però era giusto da fare una base. Perché gli manca la corrente? Dove l'ho tagliata? Fammi vedere. Ah, questo pezzo qui, perché abbiamo levata e rimessa l'autostrada. Manca ancora, quindi non è solo questo pezzo. È questo pezzo, ma non l'ho collegato. Perfetto, ora infatti è ritornato. Questo cos'è? Affitto alto, va bene, perché c'è molta richiesta. In effetti c'è molta richiesta di medio. Qui abbiamo finito dove edificare il medio. Potremmo fare un po' di casetta schiera, onestamente, in questa zona. Così da non fare case troppo grosse. Qui un misto. Come è messo il commerciale qui?
po' di clienti non tantissimi. Dovrei fare il misto qua allora. Vediamo se ce ne sta anche uno piccolino. Forse fin troppo. Qui volendo in realtà facciamolo più piccolo, così ci facciamo un passaggio per il parchetto. Così. E anche qua così. No, però me lo devi mettere con l'ingresso dall'altro lato, scusa. Allora, e a sto punto riprendiamo di nuovo la strada pedonale, entriamo di qui, Non c'è modo di intersecarsi con il parchetto, eh. Finisca qua vicino. Quantomeno da qua uno possa entrare, poi vediamo. Però già così non mi dispiace, ok? Anche di qua, Di qua c'è un accesso pedonale. Potrebbe fare intanto anche un collegamento così. Così che uno a piedi possa passare di qua tranquillamente ed entrare poi dentro al cimitero. Ok. C'è ancora richiesta di commerciale e industriale, ma l'industriale penso che sia un pochino buggata perché va avanti a manetta. Commerciale invece abbiamo ancora un po' di media, possiamo fare anche dei misto. Sì sì, tranquillo Ciro, non dubitavo assolutamente. Grazie intanto che supporti da tutte e due le parti, così mi dai anche idea di come va dall'altra parte. Allora, tipo qui anche un negozietto lo si potrebbe anche fare, però vorrei anche poi fare una struttura, diciamo, di servizi pubblici, perché qui c'è un po' di traffico. Un po' tanto di traffico. E qui in mezzo non ci abbiamo messo niente? Ci mettiamo un medio. Non vedo lag né da uno né dall'altro, grazie. Grazie mille. Sì, infatti anche OBS me lo dà abbastanza stabile. Ok. Incidente, qui vabbè, si sistemeranno loro, ci abbiamo anche la struttura apposita, affitto alto, perché qui non volete più la bassa... Non volete più la bassa. Il perché non l'ho mai capito. Neanche qua, per esempio, c'è un buco, onestamente mi pesa abbastanza. Se ci metto le medie sono brutte, però. Ci metto la media, me la costruisce, ma sono bruttissime. Adesso la vediamo. Ci potrei mettere un negozietto, semmai. Negozietto come sarebbe messo? Tanto. Vediamo quanto è brutta e poi semmai ci mettiamo un negozietto. Più edifici in città ancora. Eh sì, ancora. Media ancora richiesta.
Questo parcheggio funziona molto bene perché alla fine è quasi pieno. Questo, beh, è pieno già da un bel pezzo. L'università come sta andando? Tanto bellissimo edificio, eh? Con un enorme parco attorno. Le zone dove poter andare a mangiare, magari non quando nevica, ecco. 98 studenti su 2000. E qui anche un bel posteggione. Vediamo se ci ha costruito la media di città, non ancora. Ok. Va bene. Qui in mezzo invece cosa ci mettiamo? Ci metteremo un altro parchetto, mi sa. Fammi vedere cosa c'è. Tipo parco cittadino grande? Parco cittadino grande. Questo che cos'è? Questa è una piazza? Ah, però ci vuole una strada anche per questo. Me lo dimentico sempre, che anche per i parchetti non va bene una strada pedonale. Chissà se di qua ci passiamo. E il viottolo è qua. Dovremmo praticamente sgusciare qui in mezzo per raggiungere il parchetto. Vediamo se ci riusciamo. Ci si riesce anche. No, non ci si riesce. Non ci si riesce senza sfondare le case. A questo punto vediamo. Il parchetto è qua. Come lo potremo mettere? Sarebbe bello metterlo qua in fondo, ma non a parte che non ci sta. Andrebbe messo così, ma così poi non mi ci sta la strada. Se no sacrifico la casetta qua in mezzo, potrebbe anche questa essere un'idea, perché tanto non mi piace tantissimo. Facciamo così. E a sto punto la stradina la facciamo qua. E la Madonna, tutte queste. Ricostruiscile. Io ho levato tutta questa. Ha deformato tutta la zonizzazione. Cambia il par. Ah. Perché non ti piace questo parchetto? A parte che l'accesso ce l'ha di qua. Devo comunque in qualche modo poi collegarlo anche così. Ok, così va bene. È questo qua che ok, semaforo e attraversamenti pedonali. Sì, questi ora li leviamo. Grazie. Servizi stradali. Semafori, ciao. Tanto questo è un viottolo dove deve passare giusto una persona di morte di papa. Mettiamo giusto una striscia così. Vabbè, qua ci ha fatto case più piccoline, ma vanno bene uguale alla fine. Mentre questa media era costruita, vabbè, non è neanche così brutta, onestamente. Pensavo peggio. Pensavo peggio. Strade e parco non comunicano, vado a vedere. L'ho convinto di averle fatte comunicare, ora ma andiamo a vedere.
No, sì, ora sì. Sì. Il parco con la strada questa qua, ora sì. Quindi era il primo prima che lo voleva qua di fianco l'attacco. E se questa strada invece di farla così la facessi con una curvetta? Perché così non è che mi piace granché. Ma non riesco ad arrivare fin là. No, devo arrivarci così che non mi piace granché, ma non c'è molta alternativa. Poco di pubblicità, su ste radio. Così almeno anche qua abbiamo un bel pacchetto. Radio commerciali in realtà no, sono tutte radio music non stop, ma in realtà no. Ogni 3x2 ci spara qualcosa di qualche programma, diciamo. Ok, vabbè, questo potremmo anche poi cambiarlo, metterne un altro interrato un po' più avanti, così almeno anche questa via viene un pochettino più carina. Vediamo quanto è grande il posteggio. Non lo so se ci sta. Forse ci sta, ma è grosso. È lungo principalmente. Proviamo perché questo posteggio qui non mi piace proprio per niente. Buona domenica, mio signore, sono a pranzo fuori. Quella linea va e non va. Sì, giusto, dai, va bene. Grazie mille, Kendone, buonasera. Non torno al tramonto, Grazie Kendone comunque per il supporto. Come stai? Spero tutto bene. Vediamo sto posteggio, tranquilli, tanto ve lo rimettiamo. Ve ne mettiamo anche uno più bello, guarda. Lo mettiamo anche più bello. Buongiorno, mio signore. Buongiorno, Kendone. Così. Perfetto, abbiamo sbloccato anche il livello 9. Vedi come sclerano, guarda. Tipo se lo facessimo così, come viene? Ma che merda. Viene veramente una merda. Colleghiamo dritti anche, perché siamo troppo vicini alla rotonda, vero? Sì. Ti stai commuovendo. Per te, Kendone, per te. Mangi da far schifo e poi ci farai sapere. Farai sapere, questo fa abbastanza cagare. Qui c'è tutti i caro De Castello che si stanno impanicando con la smartina. Quant'è qua? 10 centesimi? 10 centesimi un corno. Qua stavano pagando molto di più, mi sembra. 30 centesimi, caccia al grano. 30 centesimi per il posteggio. Se no lo metto sull'altro lato, scusa, se qua è in casina, lo metto sulla strada laterale. Perché devo essere così minchione anch'io? Mi sono cagato addosso.
Perché dopo il pranzo no, non so fare più. Esatto, non ci passa più. Quando si vuole nascondere non può. E collochiamo al contrario. Ovviamente lo stiamo girando con le macchine dentro, eh. Anche allora più sulla rotonda, non è un problema, assolutamente. E vaffanculo. Lo metterlo dritto, me l'ha sputtanato tutto. Mia che bello. Così almeno non c'è nessuna strada rompipalle lì in mezzo. Anche se sei magrerrimo, esatto. Beh, mangia giusto, devi crescere, Kendo. Perfetto, poi magari qua ci mettiamo giusto per estetica, una stradina pedonale così. Perfetto. Andiamo a levare un po' di passaggi pedonali che ce n'è un botto. Poi giustamente l'assessore ci viene a riprendere. Ora quanti ce n'è qua? Prima della rotonda va bene, qui uno solo. Qua per andare al posteggio va bene. Anzi, qua andava bene perché c'è il passaggio pedonale così per tagliare dritto all'altro posteggio. Ok. Direi che così vanno abbastanza bene. Semafori non penso che ce ne siano in giro. Guarda come vanno a piedi. Simpaticoni. L'assessore dice va bene, perfetto. Finché si muovono a piedi vuol dire che non prendono macchine e non rompono le palle. Cosa dice, assessore? Su cosa ci sviluppiamo come trasporti pubblici? Bus, tram, metro? Così almeno sappiamo che cosa sviluppare poi. Perché ora stiamo iniziando a diventare abbastanza grossi, 16.000 abitanti, potrebbe essere il caso di fare un po' di trasporti pubblici. Quanto guadagniamo? 1.700.000. 1.700.000 nonostante la costruzione dell'università non è male. Ok. Diciamocelo, la neve che non cade nei giardini delle case è un pugno negli occhi. Ci sono tante cose che sono un pugno negli occhi. Dexter, benvenuto.